me tornerà abbastanza tramortito, perché certamente i grandi teatri che hanno i finanziamenti pubblici, i grandi nomi, soprattutto quelli televisivi che richiamano il grande pubblico, forse non avranno problemi, ma i piccoli teatri, quelli che tengono davvero vivo il substrato di questo mestiere, io penso che saranno molto in difficoltà. Noi dobbiamo dare il meglio di noi stessi, forse, creare spettacoli, creare arte che sia in connessione con le persone. Io una cosa che dico ai miei allievi quando siamo in scena, gli dico: ma voi ve lo domandate mai se a qualcuno gliene importa qualcosa di quello che state facendo? E secondo me è una domanda che dovremmo farci, perché se no rischiamo di fare sempre le cose fra di noi. In tempi difficili le arti non vengono sostenute, gli si fa l'elemosina. Un vero sostegno sarebbe stato approfittare di questa situazione per una mappatura degli artisti e capire cosa fare per sostenere la produzione e il lavoro. Bisogna vedere se le sostenevano prima dei tempi difficili. Cioè, nel senso, questo non è un paese che investe in cultura e nelle arti. E il nostro mestiere è fatto per l'80% di cercare sostegni e per il 20% di farlo. Ce ne sono diverse, io ho fatto Ah. cose, ce n'è veramente tante dove puoi anche esaltare. Vabbè, siamo noi che decidiamo di farlo, non Certo. lei. Non tanto. Non tanto, e si è visto, nel senso che c'è stata una grande esplosione anche di partecipazione, ma perché le condizioni materiali erano diventate insostenibili, e lo sono tuttora, perché per qualcuno che come me è riuscito a lavorare, ce ne sono altri che sono 2 anni che sono fermi. E far capire a tutti che c'è bisogno di stare, di essere presenti e di fare massa critica, diciamo, molti non l'hanno capito. Diciamo che il mestiere dell'artista ha una componente di ego, difficilmente si riesce a travalicare. Diciamo, le corrispondenze di amorosi sensi sono rare e più spesso, anziché fare rete e cercare di mischiarsi, diciamo, e creare insieme, ognuno sta chiuso nel suo guscio. La rete offre delle opportunità anche di creare relazioni appunto remote, no? E quindi di uscire da quello che può essere l'ambiente consueto. Usata nel modo giusto, amplia le possibilità. Se fai l'attore da solo a casa stai male parecchio, è così come siamo stati male in questo periodo. Noi creiamo relazioni quando siamo sul palco tra di noi, col pubblico, quando scriviamo le storie che senza relazioni non esistono, quindi è creare relazioni sempre lì. Torniamo sempre lì, c'aveva ragione Barbara Streisand.